Incontriamo oggi Francesca, 39 anni, lavoratrice dell'era digitale, web content e copywriter. Lavora come freelance con grandi agenzie di comunicazione. È sposata con un altro creativo digitale e insieme hanno un figlio di 6 anni, grazie al quale hanno la scusa per guardare senza ritegno qualsiasi tipo di cartone animato esca in circolazione. Hanno da poco comprato, con grande soddisfazione, la loro prima casa e si preparano al trasloco. Allora, la mia prima volta in banca è stata come quando sogni di stare in mezzo alla gente nudo, perché ero terrorizzata e mi sembrava che le persone che stavano lì scavassero dentro la mia intimità e quindi ero molto agitata, anche perché vabbè, andavo lì per prendere il mutuo, avevo dovuto portare di tutto e quindi sì, è stata abbastanza traumatica. Ho fatto un'assicurazione sulla vita da quando ero piccola, quindi l'abbiamo fatta con la mia famiglia all'inizio, poi l'avevamo una io, una mia sorella e un mio fratello. È stato sicuramente un buon investimento per il futuro. Poi l'ho dovuta liquidare per necessità e se tornassi indietro sicuramente la rifarei, non è detto che in futuro non possa rifarla, insomma. Il mio primo investimento importante è stato il mutuo, la casa. Grandissimi sacrifici. La finanza è sicuramente una cosa complicatissima per i comuni mortali, soprattutto quelli come me che non sono molto pratici, però non è detto che per necessità non si possa imparare. Azioni, obbligazioni, tasso di interesse, fondo pensione. Io mi limito al fondo pensione perché tutto il resto per me è arabo, però non è detto che in futuro, quando avrò necessità di doverlo approfondire, lo approfondirò. Per il momento devo pensare prima a pagare le tasse e poi al fondo pensione. Se penso egoisticamente a me, fare shopping tutto proprio in maniera letale, però sicuramente andrà a finire che non lo farò, che li metterò via e entreranno nel circolo delle spese mensili della famiglia. Potrei pensare a fare un fondo pensione. Accendere un'assicurazione sulla vita è sicuramente uno dei miei progetti per il futuro, perché comunque ho figlio, nell'economia familiare è sicuramente un ottimo investimento per me, ma anche e soprattutto per lui. Mi sono fidata di un consulente finanziario, ma credo che più che fidarmi di un consulente finanziario è fidarmi di una persona che fa per lavoro il consulente finanziario, quindi non mi fido di tutti. Mi è capitato di fidarmi di un consulente, ma era un mio amico e quindi era sicuramente più facile instaurare un rapporto di fiducia. Rimanere senza soldi è la costante della mia vita lavorativa. Io sono una freelance, quindi il lavoro come entra esce senza nessun tipo di garanzia. Il piano B è allo stesso modo una costante. La mia paura più grande è perdere il lavoro, quindi ok, avere il piano B, però meglio avere una sicurezza che sia un contratto annuale o due contratti annuali essendo freelance. Mi piacerebbe che aumentasse di valore sicuramente la casa, è l'investimento più importante della mia vita, quindi se acquistasse ancora più valore sarebbe un investimento sicuramente riuscito. Per investire ci vuole una buona base, una buona rete dietro. Non avendo rete è preferibile risparmiare, una volta avuto un bel gruzzolo riesci poi a pensare all'investimento. Probabilmente chi non investe non ha neanche tutti questi risparmi di cui si legge. Studiare termini come tasso di interesse, li ho anche dimenticati. Non lo so se sarei disposta. Sì, sarei disposta a studiare se mi trovassi sola a dover investire.